Buongiorno, volevo descrivermi in maniera molto sintetica che cos'è un CAS, è un centro di accoglienza straordinaria e nasce qui a San Giovanni Rotondo nel marzo 2021. Questo centro accoglie 74 ospiti, di diverse nazionalità venuti appunto in Italia, per fare la richiesta asilo. Richiesta asilo si intende, la possibilità di avere il documento raccontando le loro storie di vita e quindi riportando le varie problematiche che ci sono nei loro paesi e chiedendo di rimanere in Italia con un'adeguata integrazione sociale, sanitaria e dal punto di vista anche dell'istruzione. E principalmente nasce come un centro dove appunto gli utenti dovevano restare in maniera temporanea facendo richiesta alla questura, dove viene affidato a loro un permesso di soggiorno provvisorio. Poi naturalmente i tempi si sono modificati nel tempo con l'entrata in vigore delle varie leggi e si sono prolungati. Loro hanno diritto a rimanere in raccoglienza fino ad un esito negativo al quale possono fare ricorso e qualora ci fosse una seconda risposta negativa, purtroppo devono abbandonare l'accoglienza. Abbiamo avuto parecchi utenti che si sono integrati appunto sul territorio in maniera consistente, hanno svolto un percorso lavorativo, quindi da un contratto part-time e a tempo indeterminato sono passati ad un contratto full-time e a tempo indeterminato. E quindi con l'aiuto del datore di lavoro abbiamo cercato per lui un alloggio e naturalmente inizierà un percorso indipendente e per noi è frutto del lavoro svolto in equip, motivazione per la quale lavoriamo con questi ragazzi. Questi centri che non sono solo contesti e situazioni di accoglienza per questi ragazzi, diventano anche delle belle situazioni di integrazione con il territorio in cui loro poi vengono affidati in un certo senso. Infatti con i ragazzi di questo centro di accoglienza abbiamo avuto la possibilità di creare delle situazioni di rete con delle associazioni del territorio. Come l'organizzazione di alcune partite di calcio, quindi abbiamo visto come lo sport può essere veramente un'ottima formula di integrazione e di conoscenza tra questi ragazzi e i cittadini del territorio in cui vengono ospitati. Anche la scuola è un ottimo canale di non solo di istruzione, alfabetizzazione, quindi alla lingua che per loro poi sarà il mezzo con cui si integreranno nel territorio nazionale, ma anche motivo di incontro con i ragazzi, poi cittadini della città dove loro sono, quindi ragazzi della loro età con cui si confrontano. La scuola dà loro anche la possibilità di fare dei corsi come il corso HACCP, a cui molti dei nostri ragazzi hanno avuto, diciamo, la fortuna, l'occasione di poter partecipare e acquisire anche la certificazione. Ancora siamo stati scelti anche per fare dei corsi con l'UNCR, quindi con l'ente delle Nazioni Unite che si occupa proprio dei rifugiati che arrivano qui in Europa. Ancora ricordiamo con molto piacere quando siamo riusciti ad organizzare anche dei laboratori di cucina in cui questi ragazzi avevano modo più o meno un po' con quello che noi siamo in grado di poter offrire qui, diciamo, in un territorio per loro straniero, dei prodotti culinari proprio originari, caratteristici delle loro zone, del loro popolo. Quindi questo è motivo anche di arricchimento per noi, semplici operatori che lavoriamo con loro. E diciamo che questo lavoro dà l'opportunità di donarsi a vicenda qualcosa che arricchisce, che fa scoprire l'altro come diverso, ma soprattutto come una persona poi alla fine uguale a te, in cui tu ti puoi rispecchiare. Mi chiamo Mamadou Diakité, vengo dalla Costa d'Avorio. Io sono sbarcato in Sicilia, a Catania, e poi subito mi hanno portato a Borgo Mezzanone. Borgo Mezzanone è stata la mia prima casa, diciamo il CARA di Borgo Mezzanone. Non è stato facile. Era molto, molto difficile. All'inizio non sai niente della lingua, non capisci niente, non sai come muoverti. Poi piano piano c'era una scuola dentro il CARA,
e che mi ha dato la speranza. Ho detto, devo approfittare di questa scuola, visto che ho già studiato in Africa. Ho iniziato ad andare a scuola, piano piano ho imparato l'italiano, ho imparato a poter muovermi da solo senza sempre avere bisogno di un mediatore intorno. Poi piano piano ce l'ho fatta, diciamo. E tutto quello che so ho imparato a scuola, poi dopo sono andato a Cipia di Foggia, ho fatto la terza media. E diciamo, l'integrazione è questa, la mia è questa. È la scuola. La scuola è molto fondamentale, perché i ragazzi arrivano qui, noi arriviamo qui, non sappiamo nulla di questo paese, di questo posto, neanche la lingua. Quindi per poter integrare, per poter muoverci, noi abbiamo bisogno di andare a scuola. Quindi la scuola è fondamentale. Mi ha aiutato e mi ha salvato la vita, perché andando a scuola ho incontrato degli insegnanti veramente bravi, che mi hanno insegnato tutto, mi hanno insegnato come muovermi, la cultura di questo paese. E piano piano ho iniziato a lavorare, però non è sempre come uno pensa, perché a me per avere il documento sono voluti, diciamo, 5 anni per avere il documento. Quando non hai il documento non sei nessuno, non hai niente, non ti possono fare un contratto, non puoi andare dal medico, non hai niente. Io per 5 anni vivevo così, però non ho mai perso la speranza, ho detto un giorno andrà bene, e quel giorno è arrivato. Nel 2022 ho avuto il permesso di soggiorno per motivo lavoro, e è là che è iniziata la mia vita, nel 2022. Prima facevo i lavoretti con i piccoli contratti, ma nel 2022 ho iniziato a lavorare a tempo pieno perché avevo il permesso di soggiorno. Diciamo che io sono grato, veramente grato, perché certo mi sono impegnato, però sono stato fortunato che ho incontrato le persone giuste andando a scuola, frequentando questa scuola al Cara di Borgogliano. Ho incontrato le persone giuste che mi hanno veramente aiutato, e ringrazio sempre queste persone che sono come, io dico sempre, quando vai in un posto il tuo futuro dipende da chi incontri per primo. Se incontri le persone giuste sei salvato, e io sono stato fortunatissimo perché ho incontrato le persone giuste che mi hanno veramente aiutato ad integrarmi, e sono felice di stare qui, sono grato, mi sono impegnato e i ragazzi si impegnano, e bisogna dare una possibilità a tutti quanti. Grazie. Sono un'operatrice di IOM Italia, referente Puglia, e sono qui per svolgere delle interviste che riguardano i flussi di immigrazione, quindi è praticamente un monitoraggio dei viaggi e delle rotte che i ragazzi hanno affrontato per arrivare qui in Europa, in particolare in Italia, e poi sono stati destinati nelle varie strutture in Puglia. Lo scopo è proprio quello di conoscere le ragioni che ci sono dietro e i viaggi che sono stati affrontati, tramite difficoltà chiaramente, e le problematiche che hanno spinto appunto questi ragazzi per poter arrivare con tante difficoltà di vita e per arrivare qui in Italia e raggiungere l'Europa. Diciamo che non è solamente sul tema del viaggio, la nostra è anche una ricerca su quello che li ha spinti per arrivare qui. Buongiorno, sono Antonietta, e da circa 4 anni lavoro qui al CAS. Mi occupo dei ragazzi, della parte sociale, e li aiuto quando hanno bisogno di trovare lavoro, di mettermi in contatto con gente locale che conosco, dove soprattutto mi preoccupo affinché vengano retribuiti e non sfruttati. I ragazzi vanno via per tanti motivi. Alcuni provengono da paesi dove ci sono guerre, oppure altri vanno via per motivi di paesi, per esempio, dove c'è un conflitto tra etnie o conflitti religiosi. Alcuni vanno via per salvare le proprie vite, poi ci sono quelli che vanno via per, sperando di trovare una vita migliore, e poi riuscire ad aiutare i familiari che sono rimasti a casa.
vanno via, diciamo, vanno via rischiando la propria vita. Questo è un dettaglio molto importante, perché i ragazzi, alcuni provengono dal Pakistan, dal Bangladesh, è molto distante dall'Italia, però lo fanno sperando di farcela, non tanti ce la fanno. Parlando di noi che proveniamo dall'Africa subsahariana, diciamo, è anche un viaggio molto lungo e pericoloso, perché c'è il deserto, c'è il mare, tutti veniamo tramite il mare, e per arrivare al mare bisogna attraversare il deserto. Non tutti ce la fanno, è molto rischioso, è pericoloso, ma pensando a quello che subiscono a casa e cercare di affrontare questo pericolo, per loro non è un problema, perché rimanere a casa è come morire a pezzettino. E perché non affrontare la morte sperando di farcela ed arrivare fino in Italia, oppure dove uno vuole arrivare per salvarsi la propria vita? Diciamo che così sono, grosso modo, diciamo che sono ragioni per cui i ragazzi vanno via. Quando arrivano qui è una nuova vita, e c'è la speranza di integrarsi, di farcela, di trovare un lavoro e poi alla fine riuscire ad aiutare i familiari che sono rimasti a casa, che è molto importante, perché un ragazzo che va via è come un investimento di tutta la famiglia, e lui deve essere in grado di venire in aiuto, diciamo, assoluto alla famiglia. Quindi i ragazzi oggi qua sono come un investimento, come l'ho detto. E quando li incontriamo per strada bisogna pensare che quelli sono figli di altre di persone che sono anche come noi, diciamo. Ci immaginiamo, quando vediamo questi ragazzi, dobbiamo immaginarci guardando loro, perché hanno dei sogni, delle speranze come noi. Quando cresciamo, come, diciamo, come voi italiani, quando dico come noi, perché io sono uno di loro, ho fatto lo stesso viaggio, come voi italiani, perché voi nascete con i vostri sogni, siete piccoli, crescete, piano piano avete i sogni, andate a scuola, i ragazzi tanti sono andati a scuola, tanti sono laureati, solo che qua la laurea non vale, bisogna iniziare tutto da capo. Quindi, vedendo questi ragazzi, cerchiamo di immedesimarsi in loro. Quando arrivano qui, cercano di impegnarsi, diciamo. I cattivi sono ovunque, non guardare una persona e dire «Oh, questo è immediatamente cattivo», no, i cattivi sono ovunque. Quindi cercano di impegnarsi, di darsi da fare per trovare una vita migliore e aiutare la famiglia che è rimasta a casa. Vi ringraziamo per quello che fate, perché tramite voi magari qualcuno conoscerà un po' il nostro progetto e quello che facciamo per tutti questi ragazzi. Io sono uno di loro e sono orgoglioso, perché ho fatto il stesso percorso in un altro centro. Quindi c'è la speranza e noi puntiamo a questa speranza. Grazie per questo. Grazie.